Buonasera a tutti e benvenuti a Tutto Campo. È il momento dei risultati del calcio dilettante e come sempre partiamo dalla Serie D. Andiamo subito a vedere i risultati delle nostre regionali. Brutta giornata per le nostre squadre, infatti Charlin Smuzzane perde contro il Campo d'Arsego per 4-2, Charlin Smuzzane 2, Campo d'Arsego 4. Il Chions perde ad Este per 2-1. Brutta sconfitta per l'Adriese, per il San Luigi contro l'Adriese, infatti Adriese batte il San Luigi per 6-1. Unica nota positiva, abbiamo il pareggio tra il Tamai e il Castigliano per 2-2. Andiamo dunque a vedere la classifica. Abbiamo al nono posto il Charlin Smuzzane con 12 punti, il Chions al quindicesimo posto con 8 punti, per ultimi il Tamai e il San Luigi con rispettivamente 3 e 1 punto. Parliamo allora di eccellenza, c'è stata una sorprendente giornata per quanto riguarda l'eccellenza, infatti le prime della classe Tor Viscosa e Manzanese perdono e invece abbiamo in cima alla classifica il Pro Cervignano e Pro Fagagna, entrambe neopromosse con rispettivamente 13 e 11 punti. Andiamo allora a vedere i risultati. Flaibano Fiume Veneto Bannia 0-0, Fontana Fredda Manzanese 2-1, Gemonese Pro Fagagna 0-2, Lumignacco perde con il Brian Lignano 1-4, Codroipo Pro Gorizia 0-1, Pro Cervignano Primorie 1-0, perdita per il Tor Viscosa in casa contro i Ronchi per 2-1, Virtus Corno Tricesimo 3-0. Andiamo dunque a vedere la classifica. Pro Cervignano abbiamo 13 punti appunto, Pro Fagagna 11, Tor Viscosa, Manzanese, Fiume Veneto, Bannia 10 punti, Brian Lignano e Fontana Fredda 9, Virtus Corno 8, Tricesimo 7, Ronchi, Flaibano, Gemonese 5 punti, Primorie 4, Pro Gorizia 3, Codroipo 2 e Lumignacco 0 punti. Stasera parleremo molto di eccellenza e con i nostri ospiti andremo ad analizzare questa sorprendente giornata appunto di eccellenza. Ora andiamo avanti e andiamo a parlare di promozione al girone A. Abbiamo Maniago Libero Bugliese 2-0, Maranese Camino 0-1, Pertegada Vivaira Uscedo 0-1, Prata Falchi Tolmezzo Carnia 0-1, Irive d'Arcano vince in casa contro il Corva per 2-0, San Vitese Torre 2-1, Spal Cordovado Casarsa 1-0, infine Tarcentina Sacilese 0-0. Passiamo allora alla classifica. Abbiamo in cima la classifica lo Spar Cordovado con 13 punti, San Vitese 10, Tolmezzo Carnia, Casarsa e Maniago Libero 9 punti, Corva Sacilese, Vivara Uscedo 8 punti, Tarcentina 7, Rive d'Arcano e Maranese 6, Prata Falchi 5, Torre e Camino 4 e per ultimi Pertegada con 3 punti e Bugliese con 1 punto. Parliamo ora quindi di promozione girone B. Azzurra, Costalunga abbiamo un pareggio 1-1, Forum Iuli che arbola 0-2, Romas Medea vince in casa contro il Zaule per 4-2, grande sconfitta per Sant'Andrea San Vito contro la Juventina per 5-0, Sant'Andrea San Vito 0, Juventina 5, Sistiana Sellia, Kras Reffen abbiamo 0-0, Sterenzano oltre pareggio 1-1, Trieste Calcio Risanese 1-2, Valnatisone, Sevegliano, Faulis 1-1. Andiamo dunque a vedere la classifica. Risanese in testa con 12 punti, Sevegliano Faulis 11, Romans Medea, Valnatisone 10, Zaule, Azzurra e Chiarbola abbiamo 9 punti, Staranzano 8, Sistiana Celia 7, Juventina, Forum Iuli 6, Kras Reffen, Sant'Andrea San Vito 4, Trieste Calcio 3 punti e ultimi in classifica oltre Costalunga con 2 punti. Ora dunque parliamo di prima categoria girone A. Andiamo a vedere i risultati. Azzanese Valeriano Pinzano 0-0, Calcio Aviano Union Pasiano 0-0, altro pareggio per il Calcio Bannia Union Rorai 1-1, Ragogna Sedeliano 0-0, San Quirino Rivolto 1-0, vittoria per il Serone Caneva contro il Ceolini per 3-1, Unione Sesto Bagnarola 4-1, Villanova Valloncello 0-0, ma la partita è ancora in corso. Andiamo a vedere dunque la classifica.
Azzanese in testa con 13 punti, Villanova 12, Ragogna San Quirino 10, Calcio Bannia, Sarone Caneva 9 punti, Calcio Aviano 8, Union Rorai 7, Valenoncello e Rivolto 6 punti, Union Pasiano, Unione e Sedeliano 5 punti, Ceolini 3, Valeriano Pinzano 1 e Sesto, Bagnarola 0 punti. Dunque adesso andiamo a vedere la prima categoria, girone B. Vediamo i risultati. Aurora, Calcio Teor 1-1. Coloredo vince in casa contro il Basiliano per 2-0. Diana Venzone 2-3. Grigionieri Torrianese 1-1. Reanese perde in casa contro il Centro Sedia per 2-3. Pareggiano Riviere Lavaria Mortean per 2-2. Rivignano Fulgor 1-1. Martignacco Artenese 1-0. Vediamo la classifica, abbiamo Venzone primo in classifica per 13 punti, Coloredo 11, Martignacco Rivignano Grigionieri 9 punti, Lavaria Mortean 8, Fulgor 7, Artenese e Riviera 6 punti, Diana Torrianese, Aurora e Calcio Teor 5 punti, Centro Sedia 4 punti, Basiliano 3 punti, Reanese 1 punto. Passiamo allora al girone C. Allora, vediamo i risultati. Gonars Mariano 0-3, Domio Mlados 1-2, Gradese Calcio Ruda vince Gradese in casa per 3-0, ISM Gradisca San Giorgina 2-0, San Canziano Aquileia 0-1, San Giovanni Isonzo pareggiano per 1-1, Santa Maria Roianese 3-2 e UFM Monfalcone Zaria 0-0. Vediamo dunque la classifica. Santa Maria è in testa con 13 punti, Mlados 12, Gradese Domio 10 punti, SM Gradisca 9, Calcio Ruda, Zaria e San Giovanni 8 punti, UFM Monfalcone, Aquileia 7 punti, Mariano 5, San Canziano e San Giorgina 4 punti, Isonzo e Roianese 2 punti e ultimo Gonars con 0 punti. Passiamo dunque alla seconda categoria, girone A. Vediamo i risultati. Gravis Barbeano 2-2, Liventina 3S Cordenons 1-3, Montereale Polcenigo Budoia 2-0, Real Castellana Tiezzo 1-3, Spilimbergo vince in casa contro il San Leonardo per 2-1, Valvasone perde invece contro il Maniago per 0-1, Vigonovo Calcio Zoppola 2-0, Virtus Rovedredo Sarone 2017 3-0. Andiamo a vedere la classifica. Virtus Roveredo, Vigonovo e Montereale tutti in cima alla classifica con 15 punti, Gravis Barbeano 10 punti, Polcenigo Budoia 9 punti, Maniago 3S Cordenons e Real Castellana e San Leonardo tutti quanti con 6 punti, Liventina, Valvasone e Spilimbergo 5 punti, Tiezzo 3 e per ultimi Calcio Zoppola e Sarone a 0 punti. Ora quindi andiamo alla seconda categoria, girone B. Vediamo i risultati. Ancona San Daniele 2-3, il Grifone batte in casa per 4-2 il Nimis, Cicconicco Chiavris 0-0, grande sconfitta per il Cassacco, il Rangers sconfigge il Cassacco per 5-1, Moimacco Arzino 0-1, Bagnacco Mereto 2-2, Kipfit Trepogrande 2-3, pareggio per Rizzi Moruzzo 2-2. Vediamo dunque la classifica. Rangers, Mereto, Pagnacco, Arzino 13 punti, Trepogrande 10, Nimis 9, Moruzzo 8, Ancona 7 punti, San Daniele Grifone Rizzi e San Daniele Grifone 6 punti, Rizzi 5, Cassacco 4, Chiavris Cicconicco 2 punti, Moimacco 1 e Kipfit 0 punti. Passiamo dunque alla seconda categoria, girone C. Andiamo a vedere i risultati. 3 Stelle, Fiumicello 1-2. Pareggio per Butrio e Romana 1-1, perde in casa al Malisana contro Cassionese per 0-2, Strassoldo invece vince contro Serenissima per 2-0, grande sconfitta per terzo da parte di Morsano per 5-0, terzo 0, Morsano 5, Torre Nuova Pocenia 0-3, Trivignano Flambro 1-1, Unione 91 perde contro la Fortezza vince contro la Fortezza per 3-2. Andiamo a vedere dunque la classifica. Nuova Pocenia 15 punti in testa, Union 91 12 punti, Morsano Fiumicello terzo 10 punti,
Tre Stelle 9, Strassoldo 7, Serenissima 6, Trivignano, Flamboro e Butrio per 5 punti, La Fortezza, Torre, Romana e Malisana 4 punti e infine il Castionese 3 punti. Andiamo dunque a vedere adesso la seconda categoria, Girone D. Vediamo i risultati. Campanelle Breg 2-0, Cormonese Piedimonte 2-0, Moraro Piccina pareggio per 1-1, Muglia Isontina 1-1, Primorè Audax San Rocco 1-1, Sovodnie Turriaco 1-1, Triestina Victory Studenti, grande vittoria per la Triestina per 6-2, Vesna Azzurra 2-3. Andiamo a vedere la classifica. Triestina Victory e Azzurra in testa con 13 punti, Turriaco, Campanelle, Primorec 11 punti, Cormonese, Inzontina 9 punti, Breg 7, Sovodnie 6, Muglia 4, Moraro e Audax San Rocco 3, Opicina, CGS 2, Vesna 1 e infine Piedimonte 0. Ora abbiamo in collegamento telefonico Franco Poiano del Friulingol che ci farà il punto, ci dirà i risultati della terza categoria. Ciao Franco, prego. Ciao Elena, buonasera a tutti dalla redazione, dalla postazione di Radio Gioconda. Siamo ad abbellire gli studi per la messa in onda ancora delle nostre trasmissioni quotidiane previste tutti i giorni da lunedì al sabato su Radio Gioconda. Con il permesso di Tenitore, eccoci qua a parlare di terza categoria, il girone A che vede solo una squadra a 0 punti, non c'è nessuna invece in testa a punteggio pieno. Vediamo i risultati della terza giornata di oggi: a Caporiaco Vivarina, Caporiaco 6-2, Coseano Latisana Ronchis 2-2, Flumignano Tagliamento 3-2, Maianese Vaiont 1-1, Torpetto Zompicchia 2-0, Travis Blemone 0-0, Pugliese Prata Calcio 1-1, Ramuscellese Varmo 1-0, il Blemone con la Ramuscellese davanti a tutti con 7 punti, Vivarina, Tagliamento, Flumignano 6, la Tisana Ronchis 5 e in fila indiana seguono tutte le altre. Andiamo a vedere cosa è successo nell'altro gruppo, al contrario del girone A, nel B il Lestizza è a pieni giri, dietro al Lestizza il sorprendente Villanova dello Iudrio, ma ecco il quadro completo: Deportivo Junior Pieris 7-1, Mossa Donatello 1-1, Appoggio Comunale Lestizza Appoggio 5-1, Pozzuolo Castions 1-1, a Cusignacco la sorpresa della domenica, la Blessanese ha superato il Real Cusignac 3-0, a Udine il derby vinto dall'Asso San Giorgina sul campo del San Gottardo 2-1, Villanova Alabarda 8-0 e a Villesse infine Montebello Villesse 2-1. Lestizza 9 punti, Villanova 7, Real Cusignà, Blessanese, Montebello, Asso San Giorgina 6 e poi la classifica si sgrana fino agli ultimi posti occupati da Donatello, San Gottardo, Poggio, Alabarda, tutte a un punto. Io vi saluto, continuo i miei lavori qua su Radio Gioconda e su friuligol.it ci sono in continuo aggiornamento fino a notte tardi tutti i servizi della domenica. Grazie, ciao Elena, un saluto a Massimo. Ciao Franco Poiana, grazie. Allora ci ritroviamo dopo la pubblicità con Massimo Radina e i suoi ospiti. Dunque, a tra poco a tutto campo. Questo programma è offerto da CDA, gestione distributori automatici, una scelta naturale. Ascolta, a tutto campo non stare, calmo tu faccio gridare. Il pubblico in silenzio, la palla li ferma al centro. Poesia in movimento, coi piedi come strumento. Qui si gioca a tutto campo, il Friuli ci fa da sfondo. E ogni traguardo in fondo lo tagli solo correndo. Da qui e tiale la TV Ponet, che parfalo TV smiglie come un gol tutta siete. Se c'è Massimo in diretta non un test, solo il best of, faccia che kissing in dissestio. Col collega me in diretta al tuo paese, che parfalo basta poco, un po' dice cassi dish. Su tele Friuli, fra di tegni ludi voli, fategli gli applausi se è il caso, perfino i cori fate. Tutto campo non sta mai calmo, tutt'altro grida. A tutto campo c'è tutto, tu tutto l'anno e fai. Tutto campo non sta mai calmo, tutt'altro grida. A tutto campo c'è tutto, tu tutto l'anno e fai.
Eccoci qua, pronti, tantissimi gol da mostrarvi, tantissimi argomenti. Ma quanto è bella la sigla, Nicola Carpinti. Vedo sempre contento quando vedi la sigla di Tutto Campo, no? Ero più contento l'anno scorso, era più bella. L'anno scorso ti piaceva di perché più. Iniziavi come doveva, nella maniera giusta. Ciao Nicola Carpinti. Ciao a tutti, buonasera. Ciao mister Gianluca Marin. Ciao, buonasera a tutti. Bentornato Antonio De Blasi. Ciao Massimo, buonasera a tutti. Benvenuto Gabriele Verri. Buonasera a tutti, buonasera. Tante cose da discutere anche con voi. Elena pronta a leggere i messaggi. Ciao Elena. Ciao Massimo, buonasera a tutti. Però adesso faccio un gioco con voi. Anzi no, prima Serie D. Prima apriamo con la Serie D. Verri, che dopo dovrei parlarci di tante cose. L'unico punto arriva da Tamai, tu c'eri. Insomma, dici qualcosa di questo Tamai, che ci preoccupa ma ci fa anche sperare, perché io credo che prima o poi possa arrivare questa prima vittoria, perché è un bel gioco. La classifica dice che c'è crisi per le regionali, tu cosa mi dici? Ma io ho visto un bel Tamai prima di tutto perché è rimasto in 10 fin da subito, quindi ha giocato un'intera partita in 10, non era facile contro la prima in classifica. E i gol sono venuti da due calci piazzati degli avversari, per carità anche quello di Morassi viene da calcio piazzato, però dopo tutta la partita è stata condotta con un carattere, ecco, è stata una grandissima prova di carattere della squadra, vuol dire che è una squadra ancora viva, che gioca, che dà frutto all'intensità del gioco, che si vede, che c'è anche delle trame, buone trame di gioco. Onestamente io non vedo tutta questa preoccupazione. No, oddio, la preoccupazione c'è perché la categoria è una categoria di un certo tipo, quindi le squadre, le avversarie, le concorrenti non sono da meno. Purtroppo la partenza è stata quella che penalizza di più. Guardando la partita di oggi, il Tamai non deve stare lì. È una classifica orribile, parliamoci chiaro, sì. Per tutte, cioè Chionza 8 comunque alterna risultati, vedremo se torneranno i tre punti al Cernis Munzane, che sarebbe a 15, insomma al Cernis Munzane sappiamo che tipo di campionato può fare, oggi sconfitto in casa dal Campo d'Arsico che gioca per il titolo. Ma abbiamo titolato, insomma, domenica da dimenticare, Marin, ne parlavamo assieme, sì, no? Sì, con questa Serie D che ci dice che ci sono tre squadre, come le tre D che vediamo, in difficoltà. Il Chions perde, il Tamai non ha ancora vinto, il San Luigi è stato schiantato in casa della Triese. Gianluca? Ma sono anche tre situazioni comunque diverse. Se vogliamo partire da quella magari di fondo classifica, quella del San Luigi, sappiamo che il percorso del San Luigi quest'anno in Serie D sarà particolare, è un po' difficile sicuramente. La società ha fatto delle scelte ben precise senza snaturare il gruppo che aveva e quindi... Sì, però come fai ad andare avanti se prendi ogni volta tre gol, cinque oggi, scusate, sei gol, ragazzi, cioè, fate calcio, io non so come fai a portare avanti una stagione con queste batoste, Non è facile, non è assolutamente facile, non è facile per l'ambiente, non è facile in primis per l'allenatore, perché comunque il trainer è quello che deve trasmettere motivazioni, entusiasmo. Sai, entrare il martedì negli spogliatoi con queste situazioni non è facile. Ma rischi di compromettere quello di bello che c'è stato l'anno scorso per mister Sandrin con una stagione così, con una stagione che per come sta andando avanti adesso ci dice che ogni domenica è un dramma sportivamente parlando. De Blasi? Beh, forse c'era da aspettarselo un po' anche guardando il mercato che ha fatto il San Luigi. A San Luigi credo che sono consapevoli che questa era un'annata veramente difficile. A me dispiace il verso che stanno prendendo queste sconfitte, no? Pesanti, qualche volta hanno dell'imbarcata, no? Che veramente ti mettono in difficoltà. Ma se fossi, cioè io mi medesimo in Sandrin, capisci? Cioè il mister dei grandi risultati che adesso può... Cosa può succedere anche a lui? Potrebbe diventare complicato anche per lui? Beh, certo, no? Che diventa complicato, lo diceva prima Marin, cioè l'allenatore cosa va a dire il martedì nello spogliatoio per cercare di in qualche modo motivare i giocatori verso una partita successiva che forse tu stesso sai che magari ha una piega che non è quella di riuscire. Poi quel solo punto dopo 8 giornate francamente fa veramente male. Un solo punto e tanti gol subiti. Nicola, secondo te c'è il rischio di dimissioni di Gigi? Guarda, io ho parlato con Gigi non più tardi di qualche giorno fa ed ancora dalle sue parole, dalla sua postura, cioè, riesce a trasmettermi l'entusiasmo. Siamo tutti consci della situazione, però voglio dire, la soluzione qual è? Via Sandrin,
non credo sia la medicina, no, via Sandrini. Assolutamente. Anche perché no. Non avrebbe senso. No, non ha, cioè, sapevano a priori il campionato che probabilmente avrebbero fatto, lo sapevano tutti, perché poi insomma nelle scelte che sono però state fatte... Però è brutto, fatte... no, questo discorso che facciamo. Lo ma sapevo, non è bello, non, però... Non ne parliamo neanche più a sto punto, cioè rischi di dire ok, del San Luigi non si parla nemmeno più, è brutto. È, sì, quello che stai dicendo è di una brutalità enorme, è ovvio. Non è che non dobbiamo parlare del San Luigi, anzi, perché credo che insomma deve essere comunque presa sempre in considerazione e valutata la situazione giornata dopo giornata. C'è sempre la speranza che scocchi, no, la famosa no, scintilla. E credo, dalle parole di Gigi, che questa è insita in lui. Ok. Credo che sia giusto crederci, no? E in qualche modo è questo l'unica forza che può ritrovare, no, Luigino nel cercare di trasmettere motivazioni e sensazioni buone alla sua squadra. Dall'altra parte, no? Avendo parlato più di qualche volta anche con il presidente, cioè c'è una serenità direi quasi olimpica nell'immaginarsi un campionato piuttosto tribolato, no? Da parte loro. Certo, fare oggi a meno di Luigino sarebbe buttare alle ortiche 2 anni di lavoro prima. E veramente penso che continueranno con lui fino alla fine e la squadra è pronta per il prossimo anno. Io credo che ci sia un altro problema, parliamoci chiaro. Alzi la mano che vuole intervenire. Ci sta dicendo il San Luigi che se non cambi completamente squadra o almeno nella maggior parte non puoi fare la Serie D se vinci l'eccellenza in Friuli Venezia Giulia, cioè se volete dirmi su questo, che volete, credo, Nicola, che tu non abbia scoperto l'acqua calda in questo, perché no, siamo consci tutti che la Serie D ti fa fare un doppio, triplo salto, perché vai a trovare, vai ad incontrare realtà che non hanno niente a che fare con quella che è la Serie D, Charlie Smuzzani a parte, dico. Sì. O il Tamai, no, lascia stare gli ultimi anni, però insomma il Tamai ha scritto delle pagine importanti in questa categoria. Però lo sappiamo a prescindere, che, ti ripeto, io ti porto sempre l'esempio nostro, quando noi col Tor Viscosa abbiamo vinto l'eccellenza, siamo andati ad affrontare un mondo che totalmente diverso, è un mondo che è professionismo, lo stato puro. E anche lì si era cercato di fare con quelli, sì, che c'erano. Infatti. Cioè, d'altra parte, oggi non puoi. Se vi ricordate, non puoi fare un campionato, Carlino, così. Cioè, no, non lo puoi fare, no. Però vi ricordate il primo anno del Carlino, che comunque aveva cambiato? Paragonabile, sì, tu, è corretto, non è paragonabile. Come... Lo scorso anno è salito il Chionsi in Serie D, mantenendo l'ossatura principalmente dell'eccellenza, con cui aveva vinto il campionato l'anno precedente, ed è riuscito, perché aveva già un'ossatura importante e una struttura fisica già importante per la categoria, a ottenere dei buoni risultati in Serie D. Non è una regola, ti va bene una volta, tutte, certo, le altre. Però volte, non è neanche una regola, cioè, scritta che deve andare per forza male. È successo a Tor Viscosa, è successo al Cras, è successo oggi al San Luigi, è successo in passato con al Monfalcone, no? Ma ce no, le ricordiamo? No, sì, no, no, ma non così. Non però. Così, qui in no. effetti ancora diciamo il risultato negativo è ulteriormente dilatato, no? Io quello che mi chiedo è come farà la squadra di San Luigi a trovare un senso, per dirla con Vasco, al suo campionato. Mi capite? Sì, io speravo che sotto Natale si potesse arrivare ai 10 punti, così non ci arrivi nemmeno. Io una trasmissione, devo essere sincero, non possiamo raccontare la favola, ma sì, dai, prima o poi arrivano i 3 punti, che discorso qua si parla, se si può salvare o no. Verri, ti vedevo ascoltare, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, no, è difficile analizzare la situazione, perché non avendo mai visto quest'anno il San Luigi, sebbene si poteva intuire, non avendo cambiato molto, si poteva intuire il cammino. Credo che l'ambiente sicuramente è una società che già l'anno scorso faceva trasparire quasi il dover per forza andare nella categoria, e quindi io credo che comunque è un ambiente che conosce il proprio limite, e questo è importante. Tornando al discorso di prima, Sandrini sì, Sandrini no, probabilmente Sandrini rimarrà, il gruppo rimarrà, perché comunque lì si sta bene, è un bel ambiente. Certo. Non è certo che Serie D in questa maniera non si può fare, e probabilmente a loro non interessa neanche farla. Questo è... questo è da capire. È una domenica da dimenticare, non vorrei diventasse una Serie D quest'anno da dimenticare, perché ripeto, Sandrini Smuzzane a parte, sembra ci siano 3 squadre fortemente in difficoltà e anche il Tamai che non ha ancora vinto. Messaggio, Elena? Abbiamo due messaggi.
messaggi, uno che non c'entra molto con quello di cui stiamo parlando, ma un saluto da casa, un saluto alla grande Nicola Carpin, però al corso aggiornamento di lunedì doveva stare più attento Max Miani. E l'altro messaggio è: Cervignano ancora intruso? Dopo ne parliamo, infatti adesso entra nel capitolo eccellenza. Ah sì, piccola comunicazione di servizio. A un certo punto, lo devo dire, sei per un attimo sparita dai risultati in onda. Infatti hanno scritto da casa. Tornerai, dopo ci sono i risultati in replica. Ci sono. Tu ti ricordi, sapete cosa ha fatto la Tarcentina? 0-0, perché c'è un tifosissimo della Tarcentina che ci guarda sempre. Saluto Ettore Vidoni, un bambino. Tarcentina-Sacilese, quindi saluto Ettore, che ci siamo visti ieri sera. Allora ero curioso di sapere cosa aveva fatto la sua Tarcentina. Giochetto con voi, faccio un gioco. Eccellenza, adesso voi mi dite che cosa vorreste vedere dell'eccellenza e io vi rispondo se posso farvelo vedere o meno dell'eccellenza. Allora vai, tu cosa vorresti vedere dell'eccellenza tra i vari risultati? Dimmi. Il Torviscosa. Il Torviscosa? Sì. Te lo farò vedere. Eravamo d'accordo. Marin, cosa vorresti vedere? Io vedrei volentieri Codroepo Progorizia. Te lo farò vedere. E io vorrei vedere la Manzanese a Fontana Fredda. Te la farò vedere. Verri? Domanda scontata, vorrei vedere, visto che non c'ero, Brian Lovignaco, perché... E te lo farò vedere. Ma dove trovate una trasmissione così? Restate lì, vi facciamo vedere tutto, fra poco. Pronti per un'ampia analisi dell'eccellenza? Prima però, ancora due messaggi sulla serie di Elena. Ci scrivono, ma se vengono giù Tamai e San Luigi, saltano le promozioni dalla promozione? Ah, rispondiamo velocemente, due retrocessioni e diventa inutile il playoff in promozione, perché non viene garantita la promozione a meno che non ci siano ripescaggi come in questa stagione. Tre retrocessioni, retrocede una squadra in più dall'eccellenza, per questo la Serie D preoccupa. Poi? Poi la Serie D è un campionato difficile, ci vogliono buoni giocatori. Sì, vero. Poi c'era un messaggio su San Luigi, no? Sì, che diceva più o meno cosa dovrebbe fare San Luigi, spendere per salvarsi, meglio rimanere coi piedi per terra. Esatto. Non c'è una risposta, è chiaro che purtroppo adesso i risultati, l'abbiamo detto, sono tremendamente pesanti. Bene, eccellenza, cominciamo. Cadono Torviscosa e Manzanese, c'è una sorprendente Pro Cervignano in testa. Allora, mostriamo subito la classifica, fotografiamo la classifica dell'eccellenza dopo 5 giornate. Si dice che presto, naturalmente, per analizzare i campionati, però, insomma, 5 giornate, qualcosina te lo dicono. Questa giornata ci dice che nessuno è imbattibile, guardate come si è accorciata la classifica oggi. Primo, Tortolo con la Pro Cervignano, secondo Cortiula con la Pro Fagagna e poi Torriscosa, Manzanese, Fiume Veneto Bannia, guardate dove è anche il Fontana Fredda adesso, insomma è una classifica particolare. Cominciamo ad analizzarla, partiamo guardando le immagini della vittoria del Ronchi a Torriscosa, uno dei risultati, come diceva Carpin, di questa giornata. Prima vittoria per il Ronchi in campionato, prima sconfitta del Torviscosa di mister Pittilino, prima giocata di Bardini che sarà grande protagonista dell'incontro. Il Torviscosa attacca da subito, Zucchiatti non riesce a colpire in area da buona posizione, ostacolato da Stradi, la svista di De Paoli, l'arbitro fallaccio di Lestani, viene ammonito Floreani. Un fallo che rischiava il cartellino rosso, Puddu fermato dal portiere del Ronchi da buona posizione, attenzione a questo episodio, retropassaggio rischiosissimo di Zanon, va a vuoto Nardoni, poi Bardini la spinge in rete per il gol dell'1-0 del Ronchi, ma davvero che errore il Torviscosa, Zanon e Nardoni. Nella ripresa attacca il Torviscosa, poi risponde con un bel diagonale il Ronchi, partita ricca di occasioni, arriva al pareggio con Baruzzini che crossa per la testa di Zanon che mette all'angolino e vendica l'errore del primo tempo, è 1-1, però altro errore in difesa dei padroni di casa e la mette in rete col sinistro Bardini, a vuoto Nardoni, giornataccia per lui, il Ronchi così vince a Torviscosa 2-1, ci sono diverse occasioni per riprendersi la partita ma il Torviscosa oggi sbaglia troppo.
Correzione velocissima, il 2-1 è di Sarcinelli, quel sinistro ad approfittare di un altro errore di Nardoni, anche se sul primo quel retropassaggio di Zanon secondo me è assolutamente da censurare. Ha perso Torviscosa perché ha sbagliato troppo oppure che lettura dai? Ma do questa lettura, cioè il Ronchi ha fatto la sua onesta partita, ha fatto una partita di quantità ben sapendo che la differenza in campo c'era, perché insomma nessuno adesso scopre il Torviscosa, è una squadra attrezzata per provare a vincere il campionato. Ha pagato due errori fondamentali, in cui questo retropassaggio di Zanon, questa uscita a vuoto di Nardoni nel primo gol, stessa cosa, un'uscita quasi indeciso, insomma, un po' di indecisione nel secondo. È vero è che già nel primo tempo, dopo aver subito l'1-0, ci potevano stare anche due. Se c'erano due cartellini rossi per il Torviscosa, nessuno avrebbe detto niente. Uno su Lestani e uno poco dopo su Baruzzini. Invece sono stati dei cartellini gialli. Sull'1-1. Neanche hai visto, ha sbagliato proprio l'arbitro. Sì, che ha munito, Lestani. Bravissimo. Sull'1-1, fatto l'1-1, la sensazione sugli spalti era che il Torviscosa avrebbe fatto un sol boccone del Ronchi. Si sono forse rilassati in una ripartenza del Ronchi e lì poi è successo il patatrac. Può succedere, voglio dire, è successo forse nel momento meno peggio, nel senso che poi perde anche la Manzanese. È ovvio che adesso il Brian si è rifatto sotto. Il Cervignano, che se ti ricordi bene quando eravamo sotto l'ombrellone a Lignano, io ti avevo detto stiamo attenti a Cervignano perché comunque è una squadra che ha entusiasmo, ha un buon allenatore. Ci stava bene sotto l'ombrellone. Ci stava bene e sì. Quella volta in tempi non sospetti te l'avevo detto, può e non ha niente da perdere perché è lì con il sano entusiasmo di una neopromossa. Ci arriviamo. Torviscosa sconfitto, Manzanese sconfitto, cosa dicono questi risultati? Guardiamo anche come perde la Manzanese di Rossitto. Cosa dice questa giornata? Che hanno pagato il turno di Coppa, Marini? Ma quello che dovrebbe fare più notizia non è la giornata in sé che ci può stare una sconfitta, è che entrambe le due battistrada, sia Manzanese che Torviscosa, hanno perso due partite nell'arco di 4 giorni. Questa è la notizia che fa un po' più, diciamo, scalpore. E il campionato è lungo, siamo alla 5ª giornata, quindi non è che si danno bilanci in questo momento. E sicuramente, devo dire la verità, chi si aspettava che oggi il Torviscosa, viste anche le assenze che aveva il Ronchi nelle sue file, potesse perdere? E che la Manzanese andasse a Fontanafredda e perdesse, obiettivamente penso che non fosse un risultato che tante persone si immaginavano. Sicuramente affrontarle domenica prossima. Torniamo per sulle entrambe. Immagini, scusa Gianluca, torniamo sulle immagini. Primo gol di Gurgu, poi arriva Cucchi e su questa situazione in area che la gira al volo e fa 1-1 e poi di testa ancora Gurgu su assist, credo di Giusso, non vorrei sbagliarmi, va ad anticipare il difensore, mette l'angolino, Buiati non ci arriva, prima c'era stata una giocata di Spessotto per l'incrocio che ha dato là poi alla rete di Gurgu, questa doppietta pesante. Sì, questo fa notizia, due risultati, Torviscosa e Manzanese che perdono in 4 giorni, quindi non ci sono squadre imbattibili, Marini, insomma. Ma quello che devo dire la verità, io domenica scorsa ho seguito Pro Gorizia Cervignano. Io devo dire solo tanto chapeau nei confronti di Tortolo. Qui tutti parlano, tutti dicono tante cose, però ci sono due allenatori, primi in eccellenza, uno a 13 e uno a 11. Uno è Tortolo, l'altro è Cortiula. Gianni e Pino. Che non è Gianni e Pinotto. Sono due allenatori che l'anno scorso allenavano due squadre che sono salite in eccellenza, a dimostrazione che le società che lavorano con allenatori preparati e che non cambiano troppo i loro organici riescono anche a togliersi soddisfazioni l'anno successivo, perché non dimentichiamoci che nessuna delle due squadre ha stravolto quest'estate la propria rosa. Hanno portato avanti dei pensieri e sono riusciti ad oggi a ottenere ottimi risultati. Poi, che non sia l'obiettivo vincere il campionato, questo va bene. Non è un caso, allora. Non è un caso. De Blasi, no, Verri, me, allora, Gianni, Tortolo e Pino Cortiula, primo, diciamo, secondo. Allora, intanto rispondo alla tua domanda che è battibile. Le squadre sono tutte battibili, le partite durano tutte. Sì, ma parlavamo di corsa 2, sì, va bene, magari okay, che potessero però già correre. In questo momento Brian, Torviscosa e Manzanese hanno tutte perso una partita. Brian 2, ecco, quindi sostanzialmente è possibile batterle, è capitato in settimana. Dall'altra parte c'è invece una Pro Cervignano che
molto probabilmente nell'onda dell'entusiasmo dello scorso anno, con degli innesti giusti, pochi ma giusti, nelle posizioni dove servivano, hanno dato continuità a un percorso che comunque di squadre che erano già ben assemblate e che avevano fatto benissimo in promozione. Troviscosa da una parte, Manzanese dall'altra e Briano hanno cambiato parecchio e molto probabilmente hanno bisogno di rodarsi. Ecco. E quindi però Tortolo e Cortiula che segnale danno con questa classifica, Verri? Quanto c'è del loro modo diverso di essere? Mi fa specie vederli perché a Cormons avevamo scelto proprio questi due allenatori che insieme salivano dalla promozione, adesso si ritrovano protagonisti in eccellenza, disegnati nei loro tratti proprio nel nostro galà dei dilettanti. Adesso questi disegni li riproponiamo oggi. A sorpresa oppure no, Verri? Un po' di sorpresa, onestamente sì, e sebbene come hanno detto giustamente chi mi ha preceduto, loro beneficiano di una rosa che non è stata stravolta e forse anche un po' il calendario. Sì, un buon calendario. Un buon calendario, quindi, okay. Quindi prima di parlare di fughe o di corsa a 3, a 4 piuttosto che a 5, aspetterei, perché credo che il passo ci può stare, un intoppo, soprattutto dopo una partita di Coppa, le fatiche di Coppa della settimana delle squadre di vertice, ci può stare, non erano partite comunque facili. E quest'anno il campionato è equilibrato, sembrerebbe, è molto sembrerebbe equilibrato, sebbene sì, nella classifica posso dire io mi aspetto ancora degli stravolgimenti, sì. Sebbene davanti quelle tre lì sulle tre candidate, secondo me non cambia. Però certo che dopo cinque giornate, che oggi Cervignano in testa con Fagagna dietro, nessuno se lo aspettava. Hanno chiesto se la Pro Cervignano era considerarsi un'intrusa. Nicola, mi dici non più di tanto? Non più di tanto. Non più di tanto, c'è qualcun altro che vuole rispondere? No, Intruso, no, Cervignano? Te lo dicevo prima, no? C'è questo entusiasmo che secondo me continua nel solco di una stagione dello scorso anno che è veramente girato dal verso giusto. Quindi non è un'intrusa la Pro Cervignano? Assolutamente no. Marin, non è un'intrusa? No, beh, io sulle parole dette dal direttore poco fa, Verri, dico che giustamente ancora ne entrambe non hanno affrontato quelle che sono le possibili candidate alla vittoria finale. Okay. E quindi questo sicuramente è un vantaggio. Però è anche vero che se dovesse succedere che nello scontro contro le possibili candidate dovessero perdere, chi deve dire qualcosa? Certo. Nessuno può dire nulla. Il peso è sulle altre, non su di loro. Allora, se torto, l'abbiamo detto proprio la scorsa settimana, insomma, è infinito, di certo che ritorno in eccellenza anche per Pino Cortiula, che ritorno a Gemona oggi. Cortiula, proprio la settimana in cui la Gemonese ha cambiato allenatore da Candon a Mussoletto, i due protagonisti li vediamo a fine gara stringersi la mano. Beh, per Mussoletto l'esordio di fronte a uno che a Gemona ha scritto pagine importanti, adesso le sta scrivendo a Fagagna. Insomma, Pino, quando si trova di fronte a queste situazioni anche di cuore e di orgoglio, non sbaglia quasi mai. Ecco, il DNA vincente, insomma, Pino lo continua a mantenere. Vediamo i gol del suo Fagagna. Che Fagagna vedi dopo questi risultati, Nicola? Vale lo stesso discorso che ho fatto per la Pro Cervignano. L'entusiasmo credo che adesso giochi un ruolo importante, perché ovviamente poi vincere ti aiuta in consapevolezza, nella voglia di osare in qualcosa di più. Poi, come diceva Marin, cioè, se dovessero perdere nessuno mai direbbe qualcosa a loro, anche perché cioè, sono altre le squadre che sono tra virgolette obbligate a. Loro non hanno niente da perdere e hanno un'intagliatura importante. Poi hanno, come diciamo, hai detto tu, hanno lui. Oggi Pinzano, che è un giocatore non da poco, e poi lui Nardi. Pinzano è un gran bel giocatore. Più sorprendente il Cervignano, onestamente. Più sorprendente il Pro Cervignano del Fagagna? Fagagna squadra. Ha cambiato poco, ma ha cambiato bene, perché del piccolo... Cioè, sì. Avere già Nardi dentro non è un valore da poco. Nardi segna sempre. Questo è un era già un la squadra di eccellenza, non per niente ha fatto numeri da record la promozione. Quindi. Certo. Beh, complimenti a Fagagna, insomma, che ritorno in eccellenza per Merlino, per il presidente Merlino. C'è un messaggio, Elena. Sì, da
casa ci scrivono: purtroppo la nostra eccellenza rispetto ad altre regioni è meno competitiva. Questo comporta che in caso di promozione in Serie D bisogna avere la disponibilità e conoscenze per rifare una squadra all'altezza della categoria, per non sfigurare e non far sfigurare atleti ed allenatori. Ed a questo deve pensare la società. Complimenti per la trasmissione e saluti da Nicola. Grazie Nicola. Mussoletto a Gemona, il cambio Gemona, ditemi la vostra, un parere a testa. Io ne ho parlato lunedì nel punto, quando ho detto insomma Pretto non è mai stato fortemente convinto di Candon. Credo però, occhio, attenzione, Mussoletto è una scommessa in eccellenza. Giro le opinioni. Sono d'accordo con te. Io stendevo da così d'accordo, insomma, non pensavo, sempre di più. Sono tante giornate passate sotto l'ombrellone. Marin. Ma dico soltanto, forse certe valutazioni andavano fatte qualche settimana prima. Non serviva aspettare la terza o quarta di campionato per accorgersi che la moglie non è quella giusta. Questa piccola considerazione, tutto qui. Beh, Giovanni aveva fatto benissimo, però è chiaro, con tutto rispetto, dovrà cimentarsi una categoria che forse conosce, nel senso che l'aveva vissuta dall'esterno. La Gemonese rischia? Verri? A squadra la Gemonese, attenzione. A squadra. Occhio, però questi cambi non fanno bene. Ecco, questa è la cosa che è più da temere, che nel senso che bisogna, bisogna conoscere l'ambiente all'interno e come hanno preso il cambio Rosa, piuttosto che bisogna capire anche perché se c'era una spaccatura tra chi la guidava prima e la Rosa. Cioè, allora io l'aspetto motivazionale e psicologico conta molto. Io vi dico le cose come stanno, lo sapete, no? Il problema è questo, secondo me, se tu parti dall'inizio con Mussoletto, io dico ok, hai un'idea, hai un progetto, bene. Se tu mi prendi Mussoletto dopo 8 giornate, dico ok, ma lui non lo conosce, non è un mister ancora d'eccellenza, ho paura che in questo momento puoi anche rischiare di retrocedere, perché non hai un allenatore con pedigree. Con tutto rispetto, non sto criticando, io non dico che lavora bene o male, io dico che Mussoletto me lo aspetto ad inizio stagione, non in corsa. In corsa mi aspetto altri nomi del panorama degli allenatori, mi capite? Beh, Massimo, ma torna un po' il velocissimo discorso, sì, il discorso fatto da te, no? Cioè, nel senso che forse le idee non erano chiare fin dall'inizio, e qui purtroppo si commette, qualche volta si ritorna a commettere errori che in qualche società sono stati commessi in precedenza. Va bene, dopo parliamo ancora degli allenatori che rischiano, perché rischia fortemente Codroipo, mister Conversano, credo proponiamo dopo il titolo Ultime Ore sulla panchina del Codroipo, ne parliamo dopo la pubblicità. Allora andiamo avanti, prima ci segnalo una cosa rapidamente, Elena. Sì, Lino da Strassoldo voleva ricordare che la Pro Cervignano l'anno scorso ha fatto più punti della Profagagna. Il riferimento ai numeri da record della Profagagna, Verri, no? Però che la Profagagna fosse grande squadra in Promo A, non c'è dubbio. C'è una cosa, Fontana Fredda, che ha battuto la Manzanese con Gurgu, Azzusso. Che mi dice qualcosa Fontana Fredda? Mi dici tu qualcosa? Allora, secondo me è una squadra da salvarsi, sicuramente. Ok. Hanno fatto le cose con criterio, con attenzione, senza proclami. Hanno preso dei giocatori giusti al posto giusto. Sì. Alcuni dei nostri anche sono andati lì dell'anno scorso, che era un accordo nostro, un paio sono ancora lì. Gurgo, un attaccante che aveva voglia di riemergere, quindi la fame sua è Salvador. Non sono due attaccanti, non da poco. Zusso, la categoria la conosce, è uno che disegna calcio. Ci sono messi a posto dietro, perché è l'ambiente spogliatoio soprattutto che era un problema dell'anno scorso. Con tutti i movimenti che hanno fatto quest'anno, hanno sistemato la cosa più importante, lo spogliatoio. Bene. Che era il problema dell'anno scorso. E in più hanno un portiere, Struccheli, che non è molto bravo, l'ultimo arrivato. Abbiamo visto sì, la scorsa settimana una gran bella parata di Struccheli, poi Gurgu è uno che fa gol da sempre, insomma. Dovevi dire qualcosa? No, mi guardi. Ti guardavo. Va bene, abbiamo visto le immagini di Fontana Fredda, grazie a Duca della Manzanese, lo ringrazio che è venuto a portarci già stasera. Mi raccomando, Presidente Muranella, le immagini, ve lo dico, società
se facciamo tutto questo, perché voi fate le immagini, noi ne parliamo, discutiamo, facciamo vedere i vostri giocatori, i vostri gol, in generale, non parlo di Fontana Fredda, parlo di tutti. Codroipo, Progorizia, parliamo di due squadre che erano in crisi, Codroipo ci rimane, la Progorizia prova ad uscirci dalla crisi, vediamo. Cercano la prima vittoria in campionato Progorizia e Codroipo. Un piccolo problema tecnico d'inizio gara con l'impianto di irrigazione che bagna il campo, poi si può partire con Cociani che prende appunti e vede la sua Progorizia sbloccarsi con Pillon. Otti innesca l'attaccante, l'aggancio e tocco sotto a superare Peressini. Il gol dell'1-0, il gol vittoria e il gol che sblocca finalmente la Progorizia in questo campionato di eccellenza. La reazione del Codroipo alla rete di Pillon arriverà nel primo tempo. Attenzione a questo episodio. Il retropassaggio. Il portiere 2001 Miani, ex di turno, non gioca bene il pallone. Arriva a Dosagede che innesca il suo compagno che va in gol, Bolgan, ma c'è la segnalazione di fuorigioco da parte dell'assistente, ma Millo, come dimostra il VAR di Codroipo, tiene in gioco l'attaccante. Ancora nel primo tempo bella azione della Progorizia, ottima chiusura di Nadalini, nella ripresa è Grion a mettere paura al suo ex compagno di squadra Peressini, pallone fuori di poco, poi Pillon per Otti, un rimpallo, arriva al portiere a mettere ordine. Il colpo di testa finisce fuori da calcio d'angolo, il Codroipo non riesce a impensierire la squadra di Cociani che con grinta e determinazione riesce a trovare la vittoria. Si chiude la partita con un fuorigioco, che il fuorigioco pesa molto per Conversano che adesso davvero rischia la panchina. La prima della Pro si sblocca con Pillon, finalmente verrebbe da dire, Nicola. Era una questione di tempo. Io ti ho detto, li ho visti in Coppa contro il Fontana Fredda e mi avevano fatto un'ottima impressione. Poi, sai, dinamiche, sfumature fanno sì che magari ti giri qualcosa contro. Era una questione di tempo, quindi la Pro non deve essere lì e adesso credo che questa vittoria sia, insomma, l'inizio di un altro campionato. Il DS Brugnolo, che quest'anno è arrivato a Gorizia dopo anni da presidente a Monfalcone, insomma un uomo del nostro calcio regionale, l'abbiamo sentito a fine gara, insomma, su questa prima vittoria della Pro e se qualcosa può cambiare dopo questo brutto inizio. Brugnolo. Via. Siete preoccupati? Beh, sicuramente il momento è delicato, un po' perché i risultati non arrivano, è normale che... Siamo... Buco da parte, arriviamo anche alla crisi del Codroipo, se ce l'hai vai con Brugnolo. Si sblocca, ti chiedo se è guarita. No, guarita no ancora, dai, insomma, quando sei in questa situazione dopo quattro sconfitte, insomma, è un brodino come quando hai 40 di febbre, dai, non vai fuori il giorno dopo. Pian piano, dai, insomma, secondo me è una vittoria importante, è una vittoria che fa morale dopo la qualificazione in Coppa. Dai, so, speriamo adesso di cominciare a far punti e risalire, dai, insomma. Vi siete dato una risposta di questo inizio sbagliato? Ma sai, il calcio è un poco strano, sono anche, non è che abbiamo fatto bene, ma anche molti episodi contrari, però dai, insomma, adesso alla fine ci siamo sbloccati. Secondo me sono tre punti importantissimi per noi, per tutto, per l'ambiente, per il mister, per tutti, dai, per il presidente, per tutti, dai. Senti, oggi risultati sorprendenti, perde la Manzanese, perde Fontana Fredda, si può rientrare in questo campionato? No, ma in questo momento qua, dai, adesso siamo lì, bisogna arrivare a posizioni tranquille, dopo, quando siamo sotto Natale, vediamo dove che siamo, dai. Giro di opinioni, voglio una risposta secca, argomentata velocemente. Allora, guarita la Pro e può addirittura potenzialmente rientrare se una volta guarita? Via. Guarita spero, è difficile perché adesso deve cominciare a inanellare risultati positivi uno dietro l'altro. Marin. Condivido l'opinione di Brugnolo, nel senso aspettiamo, perché è una partita, perché oggi comunque si è messa bene dopo 10 minuti. Sì. E poi
Quindi io direi solo qualche sprazzo. Oggi, diciamo no? Aspettiamo, che è meglio. Aspettiamo. De Blasi. Beh, allora, numericamente lo spazio c'è per eventualmente rincorrere, addirittura ciuffare, perché 25 partite mancano, 7 punti sono recuperabili. Bisogna vedere come sta la Pro Gorizia. Verri, guarita o no? Guarita, beh, presto per dirlo, guarita. Io, da quello che ho visto anche in precedenti domeniche, non era malatissima, no? Errori sotto porta piuttosto che partite andate in una certa maniera, che poi il morale cambia durante la settimana, ti alleni in una certa maniera piuttosto che in un'altra, e quindi questa vittoria qua sicuramente gli permetterà di lavorare con la giusta intensità e fiducia in settimana, e credo che possa rientrare, potrebbe rientrare nelle prime 5, per ora potrebbe entrare, il campionato è lunghissimo ancora, quindi, okay. Quindi non è ancora fuori. I mezzi ce li ha, la rosa c'è, quindi. Primo momento ero convinto del fuorigioco, rivedendolo, cioè ero convinto che non ci fosse fuorigioco del Codroipo, vorrei rivederlo ancora, insomma è un episodio dubbio, a Codroipo sono arrabbiati, insomma dice tanti episodi a sfavore, una squadra in difficoltà, un mister che alle ore contate sembrerebbe conversare, insomma, Codroipo va verso il cambio della guida tecnica. Sentiamo il presidente Sambuco. Beh, sicuramente il momento è delicato, un po' perché i risultati non arrivano, è normale che siamo un attimino preoccupati, visto un momentino l'andamento dei risultati. La posizione del mister? Ma la posizione del mister, niente, il mister deve lavorare, niente, adesso vediamo un attimino, come in discussione lui, sono in discussione i giocatori, in discussione un po' tutto, però dobbiamo fare in questo momento qua quello che mi insegna il calcio, che dobbiamo far quadrato e stare uniti, si sa che in questi momenti qua ci sarà anche un momento di scoramento da parte dei ragazzi, però se sono uomini dobbiamo venire fuori da questa situazione. Quindi una settimana di ragionamenti e riflessioni? Beh, sicuramente, come sempre. L'eccellenza più difficile del previsto, secondo te dove dovete migliorare in fretta? Ma sicuramente nell'atteggiamento delle partite, nella determinazione, vedo che comunque gli altri, forse lo scotto di questa categoria qui appunto è la gente che entra in campo molto più determinata, noi dobbiamo migliorare questo profilo qua, secondo me, ci manca un po' di determinazione in più, un po' di cattiveria nel cercare le giocate, in questo momento ci manca e dobbiamo venirne fuori. Sempre meno convinto della prima opinione che avevo, ovvero che il fuorigioco non ci fosse, questo insegna insomma anche a tutti noi che partiamo dicendo fuori gioco e attacchiamo il guardaline, che nemmeno rivedendo le immagini, addirittura cade in Serie A, si può capire, quindi dobbiamo tutti un po' stare un po' più attenti. Invece di parlare di episodi bisogna parlare d'altro, forse a Codroipo devono concentrarsi non sugli episodi ma su altro. Marin, lo hai visto? A me non è piaciuta questa squadra. Allora, la partita vista oggi innanzitutto si è messa male, perché dopo 10 minuti prendi una ripartenza, avevano un calcio di punizione laterale a favore, hanno preso una ripartenza, non hanno fermato il gioco con un fallo a metà campo e hanno preso questo gol. Io mi soffermerei più sul pensiero che ha espresso il presidente. Per una squadra che non mette la giusta cattiveria agonistica, la giusta determinazione, diventa tutto difficile. Questa è una categoria dove se sbagli nessuno ti perdona. E poi oggi, obiettivamente, chi ha visto la partita non ha mai visto una reazione da parte del Codroipo, cioè non ha effettuato mai un tiro in porta, non ha avuto quella convinzione di andare a cercare una soluzione. Non so quanto sia fatta bene questa squadra per salvarsi. Sì, era questo il concetto, che mentre Cervignano e Profagagna in qualche modo avevano una struttura, cioè qui secondo me c'è un deficit di organico, no? E giustamente si diceva prima con Verri, no? Abbiamo da criticato la posizione di Mussoletto, che è al primo anno in eccellenza. Analogo discorso si potrebbe fare per Tonino, con Bersano. Bersano, certo. Sicuramente anche per lui era una scommessa, però una scommessa in un contesto dove comunque puoi lavorare ai giocatori come a Gemona, mi sembra che il Codroipo in questo momento non abbia una rosa, un organico da eccellenza. Ecco. Marin?
Io ovviamente non mi permetto di parlare dell'organico a disposizione. La società ha fatto le sue scelte, ci sono dei motivi perché c'è questo organico. Sicuramente è un organico che probabilmente potrebbe migliorare qualcosa rispetto a quello che attualmente ha a disposizione. Non è nulla compromesso nelle posizioni di alta classifica, non lo vedo assolutamente difficile per quelle che sono le squadre che occupano una posizione bassa. Cioè, adesso senza che nessuno ovviamente legga male le mie parole, una semplice vittoria porta a 5 punti. Cioè, certo, guardate quante squadre sono lì a 5 punti, quindi vero. Il campionato è lunghissimo. E penso che sicuramente il Codroepo deve lavorare più su determinate cose. Oggi si sono viste pochissime idee calcistiche, quindi questo magari è un pensiero su cui andare a lavorare. E poi si è vista una squadra lunga in certi tratti, quindi magari lavorare di più su una densità calcistica, più cattiveria agonistica. Questi sono argomenti che secondo me il mister Conversano sa già, e lavorerà in settimana e farà quello che deve fare. A vedere la partita, c'eri tu, c'era Marco Rossi, c'era Giavon. Qualcuno arriverà, tu stai in silenzio invece? No, c'eri anche tu a vedere la partita. Che cosa mi dici, Codro? No, voglio dire, mi ricollego a quanto detto da Marin, cioè voglio dire, faccio l'esempio del Ronchi, no? Ronchi era nella stessa situazione, lo avevano già prespacciato, oggi vince, tre punti, si porta a 5, voglio dire, prima di mettere la croce, no? Crucifiggere già definire un percorso. Aspettiamo un attimo, cioè, sono messaggio? Conti tutti dei problemi allora, che ci scrivono. Sono. Scrivono, Verri, fai la squadra e la quarta giornata te ne vai, Paolo da Lumignano. Così, via. Così, via, ferma lì. Paolo. Ti ha toccato Paolo. Leggero, ti ha toccato così. Leggero. Così, fai la squadra e te ne vai, allora fai così. A Paolo, Elena è arrivata. La quarta giornata. Ce l'ha messa, sì, così. Allora ci rispondi dopo la pubblicità. Va bene. Va bene, arriviamo, pubblicità. Ultima parte di A Tutto Campo, ultimo, avete visto, non è il cantante, ma in questo caso è Barbieri in classifica, in eccellenza, 0 punti, insomma, una situazione complicatissima. Ringraziamo Friuli in gol, l'immagine che abbiamo rubato di Barbieri, del collega Franco Poiani, lo dico, visto che abbiamo recuperato questa immagine, lo ringrazio anticipatamente. È arrivato un messaggio ad Elena dicendo Verri fa la squadra e va via dopo 4 giornate, ci chiedono, ho visto un messaggio, insomma, perché si è andato via. Allora, rapidamente voglio capire però che problemi ha Lumignacco, se può restare Barbieri, tu c'eri dentro, perché Lumignacco a 0 punti, insomma, è un argomento. Dai, dici tu, che cosa può succedere? Allora, intanto rispondo un attimo a Paolo, perché sì. Sono andato via dopo 2 giornate, non dopo 4. Due che... ufficializzato la terza. Ecco, qualcosa non ha funzionato, evidente. Ma non era legato ai risultati, era legato a problemi personali. La squadra non l'ho fatta esclusivamente io, perché sono arrivato dopo. L'abbiamo fatta assieme, e quindi è stato sempre Vi siete un lavoro di gruppo, quindi siamo stati anche bene. Vi siete lasciati in buoni rapporti. In buoni rapporti, questo, e quindi no. Detto questo, la domanda, Barbieri cosa fa? Cioè, adesso francamente avrà delle colpe, arrivano Verri e Barbieri, 0 punti, c'è un direttore sportivo, c'è una società che nel tempo sta perdendo certezze, ringraziamo per le immagini. È andato in vantaggio il Lumignacco con Cassin, poi Marjanovic pareggia e lì parte il Brian Lignano che vince nettamente. Cioè, dove sta il problema? Dobbiamo cercare di capirlo. Verri, che squadra è? Cosa manca? Se può uscire da questa crisi? Allora, è una squadra che secondo me può uscire da questa crisi, sebbene sia obiettivamente poi la più giovane del campionato, questo va riconosciuto. È cambiata tantissimo, e lo diciamo da tempo, non riesce a trovare quella vittoria che gliela aiuta, l'aiuterebbe a sbloccarsi, perché comunque anche oggi mi riferiscono di un calo mentale. Troppo giovane il portiere, Colescio. Troppo giovane il portiere o troppo giovane un po' tutto, lì ci vuole un lavoro sulla testa. Onestamente io non ho visto la partita, le ultime due partite mi dicono che al secondo tempo c'è un crollo e la squadra da 3 settimane è senza preparatore, non so se lo sapete. Ed è una cosa che avevo sottolineato come importante, io mi auguro che ci stiano lavorando su questo, perché secondo me anche questo è un aspetto che può aiutare. Poi su Barbieri io mi fa male vedere quell'immagine lì, ma io sono convinto che lui è l'unico che li può tirare fuori da lì. Sì,
Cioè, la sua posizione è fortemente fermo restando che deve recuperare due giocatori importanti come Sutto e Geromì, che gli mancano da un bel po'. Domenica è rientrato Geromì ma si è fatto male subito, e sono due giocatori in una squadra giovane, sono comunque importanti. Dicevo, la sua posizione è fortemente in bilico, partire con 5 giornate, 0 punti, io mi ricordo il San Daniele di Bortolussi, ma San Daniele di Bortolussi vedevi che sarebbe cresciuto subito, e stiamo parlando di qualche anno fa. Massimo, è la squadra che deve salvarsi, giusto? Siamo d'accordo su questo? Però la salvezza è a 5 punti. Sì, sì, quindi... però la discesa che viene intrapresa, io parto da dietro. La discesa è, hai ragione tu a spaventarti in una discesa nel momento in cui tu vedi una squadra che non è sparita. Oggi mi dicono di un primo tempo all'altezza del Brian, okay. Voci anche da giocatori del Brian che me le confermate, quindi ho chiesto conferma anche su questo, quindi la squadra è ancora viva. Okay. E quindi mi auguro che cominci veramente prima o poi a venire fuori questa vittoria, che li aiuti a, come abbiamo fatto poi l'anno scorso, un pochino a Cordenons, a prendere un po' di fiducia, perché i giovani prima di tutto hanno bisogno di convinzione nei loro mezzi. Okay. Nel momento in cui l'acquisiscono a dicembre magari aggiusti quelle cose che secondo me andrebbero aggiustate, anzi non andavano neanche fatte inizialmente, aggiustando quelle cose lì forse questa squadra può raggiungere l'obiettivo che si era prefisso, una salvezza tranquilla che rischia di diventare più complicata. Giro di opinioni su questo ultimo posto del Lumignaco, dopo le spiegazioni di Verri non ci siamo soffermati tanto sulle motivazioni del tuo addio, che insomma hai fatto capire tra problemi personali, vi siete poi lasciati, non voglio neanche entrarci più di tanto, quello che ci interessava capire è, tu che l'hai vissuto da dentro, un'analisi anche di quello che può essere questo momento. Se devi aggiungere qualcosa me lo dici. A posto così? A posto così. Va bene. Giro le opinioni, che poi dobbiamo vedere un'ultima cosa prima di salutarci, e ultimi messaggi rapidi. Vai De Blasi. Ma allora, Lumignaco 0 punti negli ultimi anni, ero abituato a non vederlo assolutamente. Quindi sicuramente si trova un momento di grandissima difficoltà e bisogna dire con un organico diverso da quello... Risolvibile o no questa situazione? Beh, risolvibile sì, ma proprio in funzione del fatto che ci sono 25 giornate, tutto può cadere ancora nel nostro campo. Vabbè, ok, dai. Ho capito, però che vuoi. Sì, ma Massimo, però, cioè, voglio dire, non si può mai. Cioè, sì, ma tutto può succedere. Tutto può succedere. Allora, io ho visto due volte il Lumignaco e ho visto che sicuramente parliamo di una squadra che non è l'organico degli ultimi 3-4 anni. Okay. Dall'altra parte un potenziale di giovani che molto probabilmente devono crescere, come si diceva, nella testa, e devono trovare molto probabilmente la quadra rispetto ad alcune posizioni che forse sono difetto, sono in eccesso. Non ti chiedo cosa votavi, perché ho già capito cosa votavi. Allora, ditemi qualcosa, sì o no, Marin? Sì o no cosa? Sì o no cosa? Quinta di campionato sì o no? Alla quinta di campionato io ti posso dire, un gruppo di un'età media di 21 anni con 18 giocatori nuovi quest'anno, è chiaro che si dice sempre diamo tempo ai gruppi, io ritengo che avrà delle grosse difficoltà, okay. Che Barbieri possa essere, come dice il direttore, che lo conosce benissimo per l'esperienza di Cordenons, la persona più adatta per questo ambiente e per questa situazione, nessuno lo mette in dubbio. Però obiettivamente devi analizzare anche un altro fattore che va al di là del risultato. La difficoltà che ha questa squadra nel non subire gol e nel fare gol, che è quello che alla fine fa la differenza. E questo è un attacco che ad oggi, correggimi direttore, ha fatto 2 o 3 gol fino ad oggi. Manca un attaccante e il portiere in questo momento è in difficoltà. Dai, tanti gol, noi vediamo le immagini, sono suoi. E vai? Io dico difficile e non impossibile. E nel senso che l'ho provato io sulla mia pelle a Corno 2 anni fa, siamo partiti con 5 sconfitte di fila e siamo arrivati a giocarci i play-out. Eri lì, insomma. Però è difficile, sai sempre che poi devi rincorrere e devi sbagliare poco. Quindi... Anche se sono 5 punti però pesa il modo in cui sta perdendo, come faceva sottolineava Marin. Bene, dobbiamo parlare, vi faremo vedere un servizio di promozione. Adesso, però prima, gli ultimi messaggi, vai. Allora, Pier ci scrive, mi sa che date troppa importanza ai mister, ci vuole la squadra. Bravo. E poi, buonasera, è mi giusto. Dispiace... Io sono d'accordo, ci vuole la squadra, non ci piove. Bravo. È ovvio che poi gli allenatori sono quelli che pagano, noi in una trasmissione analizziamo anche chi può, siccome è anche una notizia, se un allenatore viene probabilmente esonerato, noi lo diciamo.
Buonasera, mi dispiace tanto per la San Giorgina e ancora di più per il suo allenatore Simone Bruno, grande uomo di sport e grande uomo nella vita, Mario. Immagino per un'eventuale sconfitta di oggi, non ho sempre tutti i risultati sotto mano. Dopodiché occhio al Brian Lignano, sta giocando al gatto e al topo. Sì, e poi basta. E poi basta. Ah, ci dicevano dove può arrivare la Risanese anche. Va bene, grazie Elena, facciamo vedere la classifica di Promo B, prima promozione Girone B, poi domani 19.45, lunedì in gol, le analizziamo con le immagini, stasera tanta eccellenza, ma vi ricordo, noi non ci siamo solo la domenica, ci siamo anche il lunedì con Gabriele Magrini, Sara Ramani, le immagini, e vedremo naturalmente anche la promozione. C'è una Risanese in testa, lasciatemela un attimo perché non ho più la memoria, comincio a diventare vecchio, udibile purtroppo. Risanese in testa, sorprendente, davvero complimenti. Dove può arrivare è una cosa da chiederci, e forse è il caso di andare a vedere questa Risanese quando faremo uno speciale fra poco sulla Promo B. Questa è la classifica che domani analizzeremo e vedremo la grande vittoria della Pro Romance Medea, con lo Zaule. Pro Romance Medea, altra squadra che sta facendo qualcosa di incredibile, domani vediamo le immagini. Promo A, promozione Girone A, la classifica dice che in testa, le abbiamo parlato la settimana scorsa, con Muzzin c'è la Spal Cordovado, oggi è una grande conferma, batte il Casarsa che arrivava tre vittorie consecutive, poi una sconfitta e oggi la seconda consecutiva, dice che insomma là davanti c'è la Spal, seconda la San Vitese, occhio al Tolmezzo che arriva in piena zona playoff dopo aver battuto oggi il Pratafalchi, quindi una grande vittoria. E della Spal Cordovado parliamo adesso in queste interviste che ha raccolto Francesco Snidero a fine gara riguardo la vittoria. Ringrazio Elena, grazie Elena per questa puntata. Grazie a Nicola Carpin. Grazie a te. Grazie a mister Gianluca Marin. Ciao. A Tonino De Blasi. Ciao, tornerò a votare. Chissà quando, magari fra poco. Perché dicevi quando votavi, voto sempre. Si voterà ancora. Voto sempre. Ciao Tonino, grazie Gabriele Verri. Grazie a voi. Vi lasciamo alla vittoria della Spal Cordovado in promozione Girone A. Specialmente il primo tempo avevamo fatto mezz'ora benissimo, giocando a calcio abbiamo avuto due occasioni clamorose di andare in vantaggio e quando le sbaglio, loro la prima occasione hanno fatto gol. E lì abbiamo preso un po' un contraccolpo, però avevamo fatto bene. Secondo tempo siamo ripartiti bene, secondo me, cercando sempre di giocare. Però quando non fai gol, dopo sai, comincia a esporti i contropiedi e diventa tutto più difficile. Noi abbiamo fatto fatica con tutti. E lì si vede proprio l'equilibrio che c'è in questo campionato. C'è un equilibrio incredibile. E se non sei al 100% fai fatica con tutti. Oggi poi insomma ce la siamo giocata, secondo me vabbè, insomma, abbiamo perso e andiamo a casa arrabbiati e ci servirà insomma per ripartire. Quello che ti piace di me, lo sai, sono tante cose. Intanto che prendi gol al primo tiro, quello dà un po' fastidio, no? Dobbiamo crescere, insomma abbiamo tanti ragazzi che devono migliorare, ma insomma io sono contento alla fine, dai. Ci vuole un po' di pazienza, ma insomma. Noi ce la giochiamo con tutti, ma non è che dobbiamo vincere il campionato. Noi dobbiamo fare i punti che ci servono per stare tranquilli e dopo, insomma, se saremo bravi a crescere di partita in partita, potremo fare anche bene. È stata una bella battaglia, insomma, penso l'avversario più tosto che abbiamo affrontato fino adesso, che ha dimostrato di avere un ottimo organico, di essere una buona squadra, ci hanno messo sicuramente in difficoltà, primo tempo un po' di più, soprattutto su nostre leggerezze in fase di impostazione, sono stati bravi a rubarci la palla tre volte e a creare delle occasioni. Secondo tempo abbiamo alzato un po' il baricentro, abbiamo cercato di andare a prendere un po' più alti, però comunque quando ripartivano erano difficili da leggere, molto imprevedibili. È una squadra di grande qualità e per noi è una grandissima vittoria perché sono tre punti contro una diretta concorrente comunque per le zone alte della classifica, senza parlare di vittoria del campionato perché sicuramente oggi non è nelle nostre corde o non è quello che oggi noi quello a cui oggi noi pensiamo. Noi pensiamo di fare bene, di stare là in alto, di cercare di fare più punti possibili in questo momento e metterli via perché poi un giorno ci serviranno. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché non è... È stata una bella partita, ma da un punto di vista di intensità e di motivazioni siamo stati bravissimi. Ascolta, a tutto campo non stare, calmo tutto altro grida. Il pubblico in silenzio, la palla li ferma al centro. Poesia in movimento, coi piedi come strumento. Qui si gioca a tutto campo, il Friuli ci fa da sfondo. E ogni traguardo in fondo lo tagli solo correndo.
ca quiet, alle la TV ponet, che par fa lo TV smiglie come un gol me tutta siete. Ha! Se c'è Massimo in diretta non un test, solo il best of, faccia che kissin in dissestio. Col collega me in diretta al tuo paese, che par fa lo basta poco, un po' dice cassi dish. Su tele friuli, fra di tegni lu di voli, fategli gli applausi se è il caso, perfino i cori fate. Oh, 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 oh. Tutto campo non sta mai calmo. Il programma è stato offerto da CDA, gestione distributori automatici, una scelta naturale.